È possibile che la parodontite o altre condizioni infiammatorie della bocca influenzino lo sviluppo e il decorso di altre malattie come l'aterosclerosi, ovvero l'irrigidimento delle arterie o il diabete? La parodontite è causata da batteri che scatenano una risposta infiammatoria distruttiva nei tessuti parodontali che circondano e sostengono i denti. Si verifica così la formazione di tasche parodontali con aree ulcerate attorno alle radici dei denti. L'estensione totale di queste ulcerazioni può variare da 5 a 20 cm quadri, circa le dimensioni del palmo di una mano. Attraverso le aree ulcerate, i batteri parodontali penetrano nei vasi sanguigni della gengiva durante la masticazione o lo spazzolamento dei denti. Nel flusso sanguigno vengono rilasciate anche sostanze infiammatorie prodotte localmente. I batteri e le sostanze infiammatorie si diffondono in tutto il corpo. La parodontite può quindi avere un impatto sulla salute di organi importanti situati lontano dalla cavità orale. La ricerca ha dimostrato che la parodontite, così come il fumo, l'ipertensione e livelli elevati di grassi del sangue, sono fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Nel caso del diabete, le due malattie possono alimentarsi reciprocamente. Il successo del trattamento della parodontite può quindi migliorare non solo la salute orale, ma anche le condizioni generali di tutto l'organismo. Questo vale soprattutto per la disfunzione endoteliale, che rappresenta la prima fase dello sviluppo dell'aterosclerosi e che migliora con una terapia parodontale efficace. In molti casi, il successo della lotta alla parodontite migliora anche i livelli di zuccheri nel sangue, oltre ai livelli di grassi. La chiave di questo successo è una riduzione delle sostanze infiammatorie nel sangue, un passo importante per spezzare il circolo vizioso dell'infiammazione nel corpo. Thank you.